Sì, è un momento molto importante perché la manifestazione che apre la primavera borgarina e di tutte quante le sue valli, per me è molto importante anche perché in passato ero stata anche assessora alle manifestazioni, quindi sono particolarmente emozionata e vogliamo davvero che sia l'avvio della primavera e quindi la promozione di tutti i prodotti non solo di Borgo, ma veramente di tutto quanto il territorio. Questo è il nostro obiettivo e diciamo, visto il programma organizzato con dedizione da Confartigianato e dall'Associazione Intefiera Fredda della Lumaca, crediamo che anche questa 24esima edizione abbia colto nel segno. La 24esima edizione, e torniamo di nuovo a fare tutte le cose che si facevano già a Borgo di Cioccolato. Quest'anno riusciamo anche per la prima volta dopo anni a riproporre la cena al cioccolato e per la prima volta appunto ci sarà anche la novità di una pralina dedicata a Borgo San Dalmazzo. Quindi direi che abbiamo fatto un anno di lavoro intenso e speriamo di avere i frutti durante questi 2 giorni con l'afflusso di tantissima gente. Sì, 24esima edizione, anche se ne contiamo quella del Covid, che per noi non è stata fatta, ma noi abbiamo lavorato quindi come se l'avessimo fatta. E sì, la novità quest'anno è questa pralina, per creare la pralina di Borgo di Cioccolato, dove abbiamo cercato di coinvolgere tanti studenti, come già stiamo facendo negli ultimi anni. Sì, torna a Borgo di Cioccolato, arriviamo quest'anno addirittura alla 24esima edizione, 24 edizione di un evento che ha saputo crescere veramente tanto negli ultimi anni, promuovendo un prodotto che non è propriamente di questo territorio, perché promuove il cioccolato, ma le grandi capacità artigianali dei maestri pasticceri fanno sì che questa fiera negli anni cresca, diventi un riferimento, il riferimento dolce della provincia di Cuneo, una fiera che non è solo una fiera, ma è una vera e propria mostra, perché grandi capolavori potremmo ancora una volta vederli all'interno di Palazzo Bertello, perché le sculture degli amici del cioccolato saranno ancora lì presenti, un concorso che regalerà quest'anno finalmente una pralina, un cioccolatino a Borgo San Dalmazzo, proprio di Borgo San Dalmazzo. Quindi tutti gli ingredienti necessari, grazie alla grande collaborazione ancora una volta su Borgo San Dalmazzo, per creare un grande evento che ci proietta in un 2024 che ci auguriamo di grande successo. Sì, come tutti gli anni, Confartigianato rappresenta per questa manifestazione un'importanza tale che ci ricordiamo è nata con l'appoggio di Confartigianato. Quest'anno rinnoviamo il nostro impegno, lo rinnoviamo a 360 gradi. Riteniamo che la presenza di un'associazione di categoria sul territorio sia fondamentale per sostenere queste manifestazioni proprio per l'economia locale del territorio. E questo è l'esempio. Poi c'è il cioccolato, quindi c'è l'arte del fare, dell'essere artigiano e questo è quello che noi rappresentiamo. Assolutamente, diventa un prodotto proprio della provincia di Cuneo il cioccolato grazie alla capacità dei nostri maestri artigiani e cioccolatieri. E io ricordo con piacere 24 anni fa quando insieme a Pino Oliva portammo a battesimo la prima edizione di un Borgo di Cioccolato e vedere che il 2-3 marzo ritornerà con tante novità, con tanti momenti di intrattenimento e con il richiamo anche di grandi professionisti del settore da varie regioni d'Italia, non potrà che essere un valore aggiunto, un momento promozionale sempre utile per la nostra provincia che comunque si sta affermando sempre di più, oltre che per il lato imprenditoriale, anche per quello turistico sul mercato internazionale.